uno dei brani più rappresentativi di Disintegration, ma non solo, della discografia di Robert Smith, Fascination Street. Abbiamo adesso una versione particolare, Just One Kiss, è proprio lei, una versione, una delle poche versioni live, ce l'abbiamo noi di AtomRadio.it, The Cure, Just One Kiss, live! Just One Kiss, Just One Kiss, The Cure, bellissima anche questa, e passiamo adesso a un album, Blood Flower, un album che Robert Smith per lui è una somma che ha fatto sulla vita e sulla morte, giunti alla soglia a quell'epoca dei 40 anni. Noi abbiamo qui con noi The Loudest Sound. So comfortable.
sou o que sou. Sicuramente è bello riascoltare questi brani nelle loro versioni migliori, le versioni live che ci danno ormai dal lontano 1976. Sì, perché loro sono nati solamente nel 76. Vedete un pochino, quindi avremo modo poi durante le varie puntate del venerdì dalle 21 alle 22 di ripercorrere in tutto, in lungo e in largo, la loro storia. Eccolo qua, Robert Smith, in sottofondo, Doing the Unstuck, un brano che è stato riproposto di nuovo, finalmente, l'anno scorso, e abbiamo una versione particolare nel Book Records, Join the Dots, dove c'è una mix version di Mike Sanders. Noi ce l'ascoltiamo, tanto per cambiare, nella versione live, la versione migliore per loro, Dying the Unstuck. Dying the Unstuck, una versione veramente bella.
c'è poco da dire. Quando il brano è bello, è bello, e Giant Stack lo è, trascinante come pochi. Ma abbiamo subito in sottofondo, eccola qua, una versione molto particolare, dato dal un concerto alla Royal Albert Hall, The Kiss, una versione live che conferma la, veramente la grande maestria di Robert Smith con la sua chitarra. Questo è un brano molto lungo, noi ovviamente l'abbiamo, insomma, lo taglieremo, sentiremo comunque una gran parte di questo introduzione di Robert Smith. Godiamocelo fino in fondo, The Kiss.